2008 si parte dal 72%, si scende al 67,1, si risale al 66,8, 76,1 fino alla punta del 72,1. 2009 si parte dal 72,1, si scende al 66,8, 75,5, 73,5. L'ultimo sondaggio che di questi giorni vede la fiducia nel Presidente del Consiglio al 74,8, dunque 75%. C'è una breve riflessione naturalmente che va fatta. In questi giorni c'è stato un pettegolezzo assurdo, ridicolo, vorrei dire anche buffonesco, sì, buffonesco, da parte di certe informazioni, di certi giornali, che prendendo lo spunto da una cosa seria, privata e privatissima, che il possibile, è annunciato per il momento, poi mai dire mai, divorzio fra il Presidente del Consiglio e la bellissima consorte. Gente, questo vuole in televisione, un programma che parla di mignotte, di troie, di ladri, accattoni. Hai capito? I papponi, finti politici, hai capito? E la gente vuole vedere tutta sta merda in televisione. Non ero travestito da danzatore berbero, ero travestito da nobile berbero e non ho danzato. Sono arrivato, Veronica pensava che io stessi parlando in quel momento al Parlamento italiano, invece io andai lì, mi cambiai sulla automobile che mi portava a questo ristorante. Il proprietario del ristorante aveva chiesto se poteva omaggiare Veronica con un suo regalo, quindi Veronica ritenne che io fossi il rappresentante del padrone del ristorante, le portai questo regalo, poi naturalmente aprendo il regalo, trovando la carta di un noto gioielliere, capì e scoppiò in lacrime. Quando ci sono le cene e ci sono signori e signore o signorine, il Presidente del Consiglio è uso al termine della cena e prima di un brindisi eccetera, può offrire un regalo, e per le donne sono dei ciondoli, sono dei regali eccetera, per gli uomini, io non ho una collezione così, le cravatte. Lei no, ce l'ha le cravatte? Siamo un po' invidiosi, direttore, perché sono anni che mi fa omaggio alle deputate. Siamo abituati, sì, esatto, che alle deputate. Sempre con omaggio, sì, alle signore. Sì. Deputate o meno, noi rimaniamo sempre con un... No, non è vero, perché anche noi ha regalato moltissime roba in moltissime occasioni. Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che te l'ho portato. Che mi ha regalato? T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa. Mi piace. A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio. Grazie. E a te ti ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori. Ci hai rovinato la sorpresa. No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? Oggi purtroppo non ha potuto presenziare perché è ancora sofferente di cervicalgia e poco fa è riuscito, non senza qualche problema, sempre legato alla cervicalgia, a partire per Sharm el Sheikh al vertice sulla... Come ti chiami? Ali. Porti? Ah, Ali, papà. Papà? E la mamma come sta? Bene, grazie. Salutamela, Chi ti ha fatto quella cicatrice? Infedele. Tutte così queste mogli, prima ti fanno le corna e poi ti fanno le cicatrici. Pensa alla salute. Cosa hai fatto a quell'occhio? Ho dato un occhio per la causa. Le cause costano un occhio. Ma lascia perdere agli avvocati, da retta a me, non fare il causidico.